Ciao Bettes.it, la bella e la bestia dentro un film di fantascienza adulta. La bella è la bella di Twilight, Christine Stewart, ma ricordate, bella. La bella è lei in questo film e la bestia ovviamente è Nicholas Hoult, il quale è la bestia McCoy dentro gli X-Men, l'ultimo X-Men, Apocalisse, ma anche quegli altri. Ok, se amate Nicholas e Christine, non potete perdere Equals di Drake Doremus. Mi era piaciuto molto di Drake Like Crazy, una storia d'amore persa nel tempo e nello spazio, persa nelle difficoltà del tempo e dello spazio, tra una storia d'amore difficile, adulta, tra il compianto amatissimo nostro Anton Yelchin e una bravissima Felicity Jones. Quel film ebbe un grande successo per Drake. A quel punto Drake prova la fantascienza adulta, pericolosissima, però insomma ambizioso, quindi gli vogliamo bene, ma il film no, non è andato bene. Non mi piacque alla Mostra del Cinema di Venezia 2015, era in concorso, l'ho rivisto adesso per questa uscita agostana italiana, mi piace ancora di meno rispetto a un anno fa. Trovo che sia pieno di errori. Perché? Perché è la storia d'amore non amore tra Silas e Nia. Dove siamo? Siamo un po' dentro L'uomo che fuggì dal futuro. Siamo in un mondo bianco, algido, non ti puoi innamorare. Se ti innamori e se ti lasci andare all'emotività diventi un difettoso. Ci sono i vari stati della difettosità, è una malattia, sembra l'AIDS. Ci sono delle persone così difettose che si buttano da edifici alti, cadono, dopo un po' fa ridere, ma io perché sono anche un fan dei Monty Python, c'è un famoso sketch del Flying Circus in cui le persone si buttano da alti edifici e quindi dopo un po' che accadeva cominciava a ghignare. Silas e Nia, Silas e Nicholas Hoult, Nia e Christine Stewart si ameranno? Riusciranno a superare le reciproche diffidenze e differenze? Ci si può innamorare? Attenzione, è pericoloso appunto. Ma forse è qualcosa anche di incontrollabile l'amore. Adesso, il soggetto è di Drake Doremus, la sceneggiatura è di Nathan Parker. Ai tempi di Moon, il soggetto di Duncan Jones, la sceneggiatura è di Nathan Parker, andò tutto bene. Moon era un filmone di fantascienza. In questo caso no, perché il melò è visto e rivisto e non particolarmente avvincente. Appunto, THX, George Lucas, l'uomo che fuggì dal futuro, e la Stewart e Hoult, con il fatto che non possono essere attori perché devono essere non emotivi, non rendono. Poi nel momento in cui dovrebbero essere emotivi non lo sono e quindi tu dici ma perché? Poi come fantascienza adulta non crea gadget, non crea nuovi comportamenti, non crea nuove esistenze, nuove attitudini come faceva Hair di Spike Jonze, che in 10 minuti già ci aveva portato, no? In una fantascienza. Dove siamo? Siamo ad Atmos, ma dov'è? Ma chi sono questi? Sembra l'Oriente, sì, l'hanno girato a Tokyo e Singapore. Sono tutti vestiti di bianco, ci sono i giardinetti e vabbè. Uno dice, ma allora noi, loro... Viene citato Leonardo da Vinci, come dicevo anche nella video recensione filmata da Domo, alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi si capisce che sono collegati, no? In un certo senso a noi. Ma si studiano cose assurde come nel piano di Maggie, di Rebecca Miller in quei corsi universitari folli, no? Di Ethan Hawke, tenuti da Ethan Hawke. Per esempio Silas lavora alla non fiction speculativa, voi sapete che cos'è? Non lo sapete e via così. Sembrano tutti molto interessati, forse si è anche sconfitto il cancro, è un'umanità che è andata avanti ma allo stesso tempo è andata indietro perché non ci si può più innamorare, non puoi più darti un bacetto, e mamma mia, ma che mondo è? Ce la faranno Silas e Nia a non innamorarsi, o se riusciranno ad innamorarsi ce la faranno a sopravvivere alla difettosità, ce la faranno a sopravvivere alla collettività ostile nei confronti degli innamorati? Chi lo sa? I due sono nella maggior parte delle inquadrature, il film è una fantascienza senza originalità e, mi dispiace dirlo, un melodramma senza particolare intensità. Che peccato! Però comunque da apprezzare il tentativo, difficile, perché la fantascienza adulta è un genere cinematografico molto amato, molto diffuso nel mondo, dalla ricchissima tradizione, quindi se lo vai a fare, soprattutto nel 2016, soprattutto poco dopo Hair di Spike Jonze, devi molto capire in che direzione originale andare. Qui non sono andati in nessuna direzione precisa. Drake Doremus equals Nicholas Hoult e Christine Stewart dentro questa fantascienza adulta un po' troppo infantile, soprattutto per essere adulta. Ciao Bettes.it.